I piccoli maestri di Luigi Meneghello. Questa faccenda della Tebaide c'è per me in ogni altra fase della guerra, è una componente fissa, ma qui sui monti alti si sentiva tanto di più. Era il posto migliore per isolarci dall'Italia, dal mondo. Fin da principio intendevamo bensì tentare di fare gli artivisti, reagire con la guerra e l'azione, ma anche ritirarci dalla comunità, andare in disparte. C'erano, insomma, due aspetti contraddittori nel nostro implicito concetto della banda. Uno era che volevamo combattere il mondo, agguerirci in qualche modo contro di esso. L'altro, che volevamo sfuggirlo, ritirarci da esso come in preghiera. Oggi si vede bene che volevamo soprattutto punirci. La parte ascetica, selvaggia, della nostra esperienza significa questo. Ci pareva confusamente che per ciò che era accaduto in Italia qualcuno dovesse almeno soffrire. In certi momenti sembrava un esercizio personale di mortificazione, in altri un compito civico. Era come se dovessimo portare noi il peso dell'Italia e dei suoi guai, e del resto, anche letteralmente, io non ho mai portato e trasportato tanto in vita mia. Farine, esplosivi, pignatte, mazzi di bombe incendiarie, munizioni. Era un cumulo grottesco. In cima a tutto c'erano le pentole soprannumerarie, la corda, gli ombrelli ripiegati dei paracadute, sotto il grande strato dei sacchi dei viveri, sotto ancora lo zaino rigonfio, pieno di calze e di palle, e sotto lo zaino io. Avevo abbandonato ogni tentativo di tenere le membra bilanciate in modo razionale, sfruttando la struttura del nostro scheletro, che convenientemente sfruttata consente di tener su i quintali senza sforzo speciale dei muscoli. Reggevo invece tutto col puro sforzo dei muscoli e sentivo il baricentro scapparmi di qua e di là come un uccellino spaventato. Forse ce l'avrei fatta, perché il peso si assesta da sé e un equilibrio finisce col nascere. Ma Bene, che mi camminava dietro, mi domandò per prendermi in giro: «Credi tu che continuerà la prosa ermetica dopo la guerra?» E io cominciai a declamare contro questo tipo di prosa. E Vassili, che ci camminava di fianco, si mise a ridere, essendoci solo sacchetti e pignatte e questa voce concitata che usciva dal mucchio. E così anche Bene e io cominciammo a ridere e i miei muscoli crollarono e finì in una scafa col mio carico. C'era inoltre la sensazione di essere coinvolti in una crisi veramente radicale, non solo politica, ma quasi metafisica. Ci spaventava non tanto il collasso degli istituti e delle meschine idee su cui era fondato il nostro mondo di prima, quanto il dubbio istintivo sulla natura ultima di ciò che c'è dietro a tutti gli istituti, la struttura della mente stessa dell'uomo, l'idea di una vita razionale, di un consorzio civile. Sentivamo la guerra come la crisi ultima, la prova che avrebbe gettato una luce cruda non solo sul fenomeno del fascismo, ma sulla mente umana e dunque su tutto il resto, l'educazione, la natura, la società. Bisogna pensare che il crollo del fascismo, che ebbe luogo tra il 40 e il 42, dopo di allora era già crollato, era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, il crollo della nostra mente. Ora si vedeva chiaro quanto è ingannevole fidarsi delle proprie forze, credersi sicuri. Penso onestamente che ogni italiano che abbia un po' di sensibilità debba aver provato qualcosa di simile. Non si poteva dare la colpa al fascismo dei nostri disastri personali, era troppo comodo. E dunque pareva ingenuo credere che rimosso il fascismo tutto andrebbe a posto. Che cos'è l'Italia? Che cos'è la coscienza? Che cos'è la società? Dalla guerra ci aspettavamo queste e mille altre risposte, che la guerra, disgraziata, non può durare. Tutto pareva che fosse quasi un nodo, e questi nodi venivano al pettine. Che cos'è il coraggio? È la serietà? È la morte stessa? Non è più finita. Che cos'è l'amore? Che cos'è la donna? Stupidaggine, non si può chiedere alla guerra che cos'è la donna. Almeno quelle due o tre volte che gliel'ho chiesto io, non mi ha risposto niente. Sta il fatto che noi,
I nodi li vedevamo venire al pettine e ci pareva di sentire che perfino dietro la politica, la regina delle cose, ci sono forze oscure che lei non governa. Anche il fascismo è forse collegato con queste forze oscure. Il mondo è misterioso e questo si sente molto di più quando si vive in mezzo ai boschi. Avevamo bensì, in questo gran sconquasso, la parte migliore della nostra cultura, quella acquistata non a scuola, ma fuori. Erano come appigli rocciosi in mezzo a una corrente. C'era l'antifascismo di Antonio, i poeti, Baudelaire, Rimbaud, alcuni altri. Molte poesie singole e un gran mucchio di versi o emistichi. C'era il metodo che noi chiamavamo crociano, le distinzioni tra questa e quella forma della coscienza. Nei momenti di maggior ottimismo, pensavamo che queste cose alla fine della guerra si sarebbero saldate insieme. La corrente si sarebbe ritirata, rivelando le saldature tra gli appigli, lo zoccolo di roccia umido del nostro mondo nuovo. Ma questi momenti erano rari. Dopo la guerra forse il caos si sarebbe decantato, ma intanto c'eravamo in mezzo. Da ogni parte si sentiva manifestarsi un mondo infinitamente più complesso degli schemi trasmessi a noi dai filosofi e dai poeti. Si sentiva subito che questo mondo era reale. Ma com'era fatto? Quanto grande era? Quando cantava il cuculo, perché in altipiano cantano in maggio, noi non eravamo spettatori, turisti, che lo ascoltano per loro piacere. Noi abitavamo lì, nello stesso bosco. Erano cose vere e non spettacoli, ora che eravamo nella stessa parrocchia anche noi. La distinzione tra l'umano e il non umano, sulla quale è fondata la società, sembrava sempre più vaga. Ma sì, una volta dicevamo di avere l'anima e adesso lo spirito. È sempre la stessa minestra, abbiamo un ossobuco sulle spalle e dentro questo midollo specializzato, pieno di circuiti complessi ed eleganti, ma come schema, identici a quelli per mezzo dei quali questi uccelli invisibili sparsi per il bosco fanno Una volta nel bosco, da solo, stavo lì coi piedi su un greppo a fantasticare, come si finisce fatalmente col fare quando si è sciolti. Vengono quei pensieri informi che si muovono lentamente e continuamente e non concludono mai nulla. Eppure sembra che abbiano dentro il veleno della verità. È per questo forse che lodiamo la solitudine. In certi momenti le cose si vedono meglio se si vedono con la coda dell'occhio, anzi con la coda di migliaia di occhietti. È una curiosa faccenda la percezione. Migliaia e migliaia di specchietti montati uno accanto all'altro. Ci saranno anche spazi scoperti, micromillimetrici, ma per lo più sono sicuro che si sovrappongono ai margini. In questo momento l'insieme si può anche chiamare bosco. Storicamente va bene una parola così. È un buon riassunto, storia dei popoli indoeuropei o in generale di questo ramo di Homo che abbiamo, che poi è venuto fuori proprio dal bosco, con un cervello fatto appunto di tanti occhi sovrapposti, microimmagini. In fondo il cervello umano e il bosco verrebbero a essere la stessa cosa e nella società abbiamo riprodotto il bosco e il cervello e tutto quello che c'è in essi ci deve essere anche nella società. Questi pensieri si muovono e non concludono. Però c'era questo di serio, sotto, che il bosco in quel momento mi pareva di sentire fortemente che cos'era e deve essere per questo che me ne ricordo e inoltre perché subito dopo sparai e in quel mese sull'altipiano ogni volta che c'erano spari mi restavano impressi.